Nei video precedenti, trovate qui in alto i link per recuperarli, abbiamo parlato di Wikipedia e di Wikimedia Italia, l'associazione senza scopo di lucro che si impegna sul territorio a coinvolgere persone per promuovere il progetto di costruzione di una conoscenza libera e condivisa. Parlare di libertà della conoscenza rischia tuttavia di diventare un'idea vuota senza aver presente il concetto di contenuto libero e di come la tutela dell'autore di un contenuto non sia in contrasto con la libertà del contenuto stesso. La Convenzione di Berna del 1886 rappresenta il primo trattato internazionale che riconosce automaticamente il diritto d'autore e lo tutela in modo uniforme nelle nazioni contraenti. Vi sono infatti almeno due buone ragioni perché uno Stato decida di garantire i diritti di proprietà intellettuale, intesi come quei diritti che tutelano le opere dell'ingegno umano. Il primo è quello di incentivare il creatore di un'opera ad investire nella propria creazione, e dunque si escludono altre persone dalla possibilità di sfruttare economicamente le opere altrui. La seconda riguarda invece il benessere e lo sviluppo sociale che derivano dalle opere dell'ingegno umano, e quindi è quella di stimolare la creatività degli individui e delle organizzazioni di persone. La proprietà industriale è una specifica declinazione della proprietà intellettuale che riguarda specificamente le aziende e per questo la citiamo soltanto, ma poi la mettiamo da parte nel seguito. Essa è protetta mediante brevetti o marchi, che vengono registrati per un periodo limitato di tempo e dietro al pagamento di una quota. Senza entrare nei dettagli, il brevetto permette di sfruttare indiscriminatamente un'invenzione, senza doverla mantenere segreta, con il cosiddetto segreto industriale. Il diritto d'autore, o copyright, in Italia i due termini sono piuttosto interscambiabili, ma esiste una differenza tra i due a seconda del sistema giuridico del paese che stiamo considerando, si applica invece a opere artistiche, letterarie, libri, film, composizioni musicali, sculture e al software, di cui parleremo tra poco. La principale differenza sta nel fatto che esso è garantito automaticamente al creatore dell'opera fino a 70 anni dopo la sua morte e possiede una duplice natura. È sia diritto morale, nel senso in cui una persona viene riconosciuta quale creatrice della propria creazione, sia diritto patrimoniale, cioè permette lo sfruttamento commerciale dell'opera stessa. I due aspetti vengono garantiti contestualmente, ma mentre la facoltà di godere economicamente dell'opera è un diritto cedibile ad altri, la paternità o maternità della creazione è, in Italia, inalienabile. Esistono alcune eccezioni al concetto di creazione, che cito soltanto. Non si possono sottoporre a tutela, ad esempio, le semplici intuizioni, oppure le idee prive di un'applicazione concreta, oltre alle teorie scientifiche e ai metodi per il trattamento chirurgico. Per quanto riguarda il software, almeno in Italia, esso è protetto solo dal diritto d'autore e non si può brevettare. Il copyright si presenta quindi più che altro come diritto a copiare. Solo il creatore originale del prodotto e chi è da lui autorizzato possono riprodurre l'opera. Con l'invenzione della stampa, ad opera di Gutenberg nel 400, che rese estremamente più rapida la realizzazione di copie, sorse infatti la necessità di tutelare le autrici e gli autori delle creazioni, almeno per un certo periodo di tempo. Trascorso il periodo di tempo stabilito dalla legge, che in Italia abbiamo detto si estende fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, l'opera diventa di dominio pubblico, ossia non è più protetta da diritti esclusivi di proprietà intellettuale. Chiunque può modificarla, usarla e venderla, senza alcun tipo di autorizzazione. Come fare, dunque, nel caso in cui il creatore di un'opera voglia renderla disponibile alla comunità, ma nel contempo vedere riconosciuta la propria paternità sull'opera stessa? È qui che entra in gioco il concetto di copyleft, o permesso d'autore. L'idea di copyleft, come evidentemente opposto a copyright, è di Richard Stallman, visionario informatico statunitense, creatore, nel 1983, del progetto GNU. Se il copyright protegge l'autore di un'opera dalla copia o dalla vendita non autorizzata del proprio lavoro, il copyleft ha come obiettivo principale quello di assicurare la libertà dell'opera originale e di tutte le sue successive modifiche. Al contrario del copyright, dove ci si riserva tutti i diritti, il copyleft ha solo alcuni diritti riservati. Per esempio, una licenza Creative Commons, oltre a concedere sempre l'uso non commerciale, può concedere anche l'uso commerciale e le modifiche, a condizione o meno che tale libertà di modifica e distribuzione venga assicurata anche alle modifiche successive. La licenza GNU GPL fu la prima licenza copyleft per il software, contrapposta al copyright sul software di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo quindi adesso gli strumenti per capire in che senso il software libero sia libero. Fortunatamente in italiano abbiamo parole diverse per libero e gratis, e quindi non serve specificare che free software o libre software pone più l'accento sulla libertà del software più che sul fatto che non sia a pagamento, anche se in
realtà possono esserci software liberi che non sono gratuiti. Quando installiamo un programma sul nostro computer, stiamo infatti cedendo ad esso il controllo del nostro dispositivo e stiamo quindi sostanzialmente compiendo un atto di fiducia, se il software è proprietario, verso chi quel programma l'ha sviluppato. Al contrario, il software libero non è solamente open source, nel senso che il codice sorgente è liberamente visionabile, ma è un programma che soddisfa tutte e quattro le libertà fondamentali: quella di eseguirlo, quella di studiarlo e di adattarlo alle proprie esigenze, quella di redistribuirlo e quella di migliorarlo e di redistribuire questi miglioramenti. La decisione di apporre una licenza copyleft a un software è quindi motivata dal fatto che l'autrice o l'autore vuole rendere libero il proprio software e assicurarsi che tutte le sue successive versioni modificate e redistribuite restino libere. La filosofia alla base è quindi quella di garantire a tutti gli utilizzatori di computer la libertà, che può essere esercitata, secondo i principi del progetto GNU e della Free Software Foundation, solo rimanendo padroni del proprio dispositivo, utilizzando quindi software libero. Il dibattito sulla libertà digitale è ancora purtroppo poco approfondito, specie in Italia, dove l'alfabetizzazione digitale è ancora carente. La centralità del ruolo dei dati personali nell'economia del XXI secolo impone, però, di prendere consapevolezza su chi gestisce i nostri dati. Non soffermiamoci solo ai social network, ma capiamo che tutte le aziende tecnologiche, per mezzo di software proprietari, possono accedere ai nostri dispositivi. Dico questo non per spaventarvi. L'intento principale di queste aziende, infatti, è il profitto, non certo quello di controllare le nostre vite o le nostre menti. È importante però prendere consapevolezza di quanto stiamo cedendo, per poter fare delle scelte ragionate su quali programmi decidiamo di utilizzare. Il software libero ci permette di avere il pieno controllo dei nostri dispositivi, ma non solo. Esso stimola la creatività a sua volta e incentiva le modifiche e i miglioramenti, nonché, quando è insegnato nelle scuole, incoraggia le giovani e i giovani a prendere parte in prima persona allo sviluppo tecnologico, perché possono essere coinvolti direttamente nel processo creativo e non devono affidarsi a scatola chiusa, a software preconfezionati. Con questa presa di coscienza si conclude il nostro viaggio alla scoperta di Wikipedia, di Wikimedia Italia e del concetto di contenuti liberi. Grazie per aver guardato. Spero vi abbia appassionato e soprattutto incoraggiato a prendere parte alla filosofia della libertà e della condivisione. Potete approfondire, come sempre, seguendo i link in descrizione qui sotto, cliccate sulla freccina se siete da dispositivi mobili, e sotto ad ogni altro video che ho pubblicato per questa serie. Ringrazio ancora Wikimedia Italia per questa stimolante collaborazione e vi invito a prendere parte alle loro attività, sia diventando socie o soci, sia facendo una donazione. A presto!